oggi, 8 ottobre 2015, questi lavoratori compiono 12 mesi di presidio fuori dalla fabbrica. L'Arion in Kyrgios, azienda che produce interni degli aerei, li ha licenziati esattamente un anno fa. Ora dentro l'azienda sono 200 persone, qui fuori siamo più di 70 persone che sono state licenziate. Perché ci hanno messo fuori a noi? Perché noi eravamo gli unici che potevamo da dentro fargli in culo così a questo pezzo di merda, capito? Al titolare, perché eravamo gli unici che avevamo la forza di poter portare le persone a occupare la fabbrica. Sono 12 mesi che sto qua davanti, è anche umiliante, perché io ho anche una dignità come tanti colleghi qua a me. Sono 39 anni che lavoro dentro i stabilimenti io vengo da una chiusura della cutia, non mi ha dato manco la liquidazione. Dopo averci lasciato 70.000 euro mi ritrovo in mezzo ai cancelli, ma li avevo lasciati per avere un posto di lavoro, non avevi sta in mezzo ai cancelli. Io devo prendere da sto delinquente 50, 60, 70.000 euro di spettanze perché ho lavorato una vita qua dentro e mi devo sentire in giro rinviato al prossimo anno. Ma al prossimo anno di che? Ma io a miei figli che cazzo gli ho dato a mangiare? Che ci dà a mangiare? L'erba che sta qua sotto. Oggi ci viene davanti, ti do 10 mesi di là e basta ti levi dei coglioni. La mia famiglia non mangia con 10 mesi di là. Mangia con lo stipendio perché te ne ho dato un anno di più a te. È chiaro? Poi sei da un anno qua, no? Un anno. E non è cambiato niente. Niente, assolutamente nulla. È un rinvio continuo. Ci siamo rotti le palle. Bravo. Io lo fa campare a loro, a 800 euro al mese, a tutti gli imprenditori italiani. E poi vediamo quello che pensano. Come si campa a 800 euro al mese? Male. Io è raro che vengo, perché non mi avveleno. Perché sì, perché dopo arrivi all'estremo che fai cose che è meglio che Francia. Altro che Francia, capito? Sì. Sì, è meglio che non vengo. Cioè ci pensi ogni tanto? Tutti i giorni. Ma davvero è violenza strappare la camicia a un manager e non viene considerata violenza quella di buttare in mezzo alla strada 2.900 persone? A me non me ne frega niente la Francia, ma io questo non lo riesco neanche a trovare, perché se non è un culo così ne farei. No, bisogna mettere le mani, ma per bene, bisogna mandare la gente all'ospedale, allora se ne può cominciare a parlare.